Io non lo trovo. Manco io, devo essere sincero. Scrivi il messaggio, ok, a posto, vai, vai. No, 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 no. Se la chiediamo annunciandoci non è uguale. Poi se vi sovrapponete alzate pure la manina, poi non si capisce più niente. Dobbiamo scrivere le parole. Si è appena arrivato l'assessore Minchillo, si sta connettendo dal cellulare. Ok, passo. Nel frattempo aspetto che la dottoressa Minghillo si connetta. Sta nella mail del link. Sì, ok, sì. Perfetto, ammetti. Adesso sì. E mi senti anche. Ok, presidente, ci siamo tutti. Sì. Allora, proposta numero 12. Metti il muto a te o vai da un'altra? O metti il muto? Ecco qua. Proposta numero 12. Approvazione regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria del canone mercatale della commissione. No, vabbè, il sindaco vuole illustrare e poi eventualmente qualcuno della commissione. Va bene, intanto c'è la proposta, poi sì, prego. Allora, la proposta prevede questa approvazione perché a decorrere dal 2021, per effetto della disciplina prevista dai commi 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160 del 2019, è prevista l'obbligatorietà per i comuni, per le province, per le città metropolitane di istituire e disciplinare il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, detto anche canone unico. Un canone unico che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. E il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali. Il canone disciplinato dagli enti con regolamenti da adottare, del resto come ogni regolamento dal Consiglio Comunale, che a norma, aggiungo che a norma dell'articolo del comma 817, sempre dell'articolo 1 della legge 160 del 2019, il canone disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Come ricordava il Presidente, questo regolamento, come tutti gli altri regolamenti, è passato al vaglio della Commissione consigliare sui regolamenti, che ha fatto una proposta che noi abbiamo inserito già nel corpo della delibera, perché abbiamo fatto nostra questo tipo di proposta, cioè di approvare la modifica proposta dalla commissione consigliare per l'effetto ridurre la percentuale di incremento della tariffa di riferimento per l'occupazione di cui agli articoli 54 e 55, perché esattamente riguarda, un attimo che prendo il regolamento, 54 riguarda in caso di occupazione di suolo pubblico, pubblici esercizi, in caso di occupazione di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi che esercitano aree stradali, che interessano, scusate, aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 50% della tariffa di riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione. L'articolo invece 55
attività edile per l'occupazione di suolo pubblico relative a lavori, scavi, ponteggi, steccati. La tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare. Comma 2, in caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento per il 50% della tariffa di base per tutta l'area interessata dall'occupazione. Con invece la proposta di modifica, questo 50% diminuisce al 25%. Quindi, in definitiva, si chiede al Consiglio di deliberare e di approvare il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ai sensi della legge 160/2019, articoli 1, commi dall'816 all'847, allegato alla delibera di oggi, per formarne parte integrante sostanziale. 3, di approvare la modifica proposta dalla commissione consigliare per effetto ridurre la percentuale di incremento della tariffa di riferimento per l'occupazione di cui agli articoli 54 e 55 al 25% anziché al 50%, di procedere alla pubblicazione della delibera e approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni TUEL, e poi di dichiarare anche con separata votazione, stante l'urgenza, di provvedere alla presente dichiarazione di provvedere la presente dichiarazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo 267/2000. Questa è la proposta. Ci sono interventi? Io ho chiesto la parola. Sì, sì, un attimo, prego, prego. No, vabbè, è chiaro, il regolamento è stato discusso in commissione, esaminato in commissione e è uscita questa proposta. Io ho un dubbio e su questo chiedo conforto alla dottoressa Colarelli, e credo che il dubbio dovrebbe venire un po' a tutti, perché leggo qui nella proposta che è stato acquisito il parere del revisore dei conti, dottore, in data 7 aprile, mentre la seduta della commissione consigliare si è svolta in data 9 aprile. Non è che questo comporta o potrebbe comportare un'eventuale situazione di riverifica da parte del revisore dei conti, oppure si intende acquisito il parere del revisore del conto con questa modifica? Perché sicuramente il revisore del conto avrà esaminato il regolamento senza la modifica proposta dalla commissione. Sì. Cioè non vorrei quel parere che poi deve riservare conto deve tornare su nuovo testo, diciamo, modificato, così come andremo a approvare oggi, perché siamo tutti d'accordo ad approvare questo regolamento della modifica. Non so se sono stato chiaro. Sì, per me è stato molto chiaro. Posso? Sì, prego. Allora, in relazione a quello che ritiene il consigliere Tomei, che da un punto di vista prettamente logico è assolutamente irreprensibile, il parere rilasciato dal revisore dei conti è un parere rilasciato dal regolamento nel suo complesso. Essendo peraltro un regolamento che non incide, perché è un regolamento che ci dice come si fanno le richieste, come si danno le autorizzazioni, come funziona la disciplina del canone, non incide, diciamo così, non è relativo alle tariffe, conseguentemente non può andare a modificare quello che è, non può incidere sul parere, perché il revisore sa che il parere che dà è in relazione alla proposta, che poi il Consiglio è sovrano poter modificare in qualsiasi punto. Quindi che lo abbia fatto la Commissione o lo faccia il Consiglio, avendo poi la Commissione ruolo, non so, consultivo, perché adesso non ricordo bene il regolamento, ma comunque il Consiglio è sovrano. È chiaro che il Consiglio potrebbe decidere anche di cambiare e togliere completamente degli articoli, e la legge non prevede di riportarlo in discussione, in visione al revisore.
Quindi credo che non ci siano problemi in questo senso. Chiarissimo. Prego. Altri interventi? Passiamo alla votazione. Un attimo. Prego. Ok, procediamo con la votazione allora? Sì, sì, non mi sembra che ci siano altri interventi. Okay. Allora, Bellotti Mario. Voto favorevole. Senese Giuliano. Senese Giuliano. Voto favorevole. Sempre male. Aristotile Giuseppe. Favorevole. Assente. Attesa Stefania. Favorevole. D'Anselmo Michele. Favorevole. Del Torto Corrado. Voto favorevole. Morena Barbara. Favorevole. Del Peschio Gianfranco. Favorevole. D'Urbano Giuseppe. Favorevole. Senese Giuliana. Favorevole. Tomei Antonio. Favorevole. De Socio Paolo. Favorevole. Il regolamento passa all'unanimità. Dottoressa, abbiamo anche la votazione immediatamente eseguibile. Sì, sì, abbiamo una votazione per l'immediata eseguibilità. Allora. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Un attimo, riprocediamo con l'appello nominale. Bellotti Mario. Favorevole. Senese Giuliano. Favorevole. Favorevole. Aristotele Giuseppe. Favorevole. Attesa Stefania. Favorevole. D'Anselmo Michele. Favorevole. Del Torto Corrado. Favorevole. Morena Barbara. Favorevole. Del Peschio Gianfranco. Favorevole. D'Urbano Giuseppe. Favorevole. Senese Giuliana. Favorevole. Tomei Antonio. Favorevole. De Socio Paolo. Favorevole. L'immediata eseguibilità passa all'unanimità. Approvata. Proposta numero 13. Approvazione regolamento per l'affitto dei fondi rustici di proprietà comunale. Prego, Sindaco. Sì, la parola in questo caso a Giuliano Senese. Sì, eccomi. Dunque, allora, in premessa diciamo che questa amministrazione intende valorizzare il patrimonio comunale che ha, nel senso che il comune è proprietario di alcuni terreni siti in contrada Colle Giumentaro e Colle della Sentinella, destinati già ad uso agricolo, che però non sono coltivati e né custoditi. Quindi diciamo, abbiamo allegato la bozza di regolamento per l'affitto di fondi rustici che è stata elaborata dalla struttura, ma è che è già passata al vaglio della commissione. Ecco quindi che acquisiti pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile con funzione vicario del settore tecnico e delle attività produttive e di regolarità contabile del responsabile del settore affari finanziari ed acquisiti il parere favorevole espresso dal revisore del conto, si è inserito, questo in sede di commissione, di seduta di commissione del 9 aprile 2021, una locuzione in sostituzione di quanto già presente nella proposta. Questa locuzione è la seguente. Per favorire la valorizzazione del prodotto locale, questo come all'articolo. Non e si quindi sa. Diciamo, si chiede adesso. Mi sentite? No. Io vi sento. Mi sentite adesso? Io sento. Adesso sì. E quindi si propone di approvare l'allegata bozza di regolamento per l'affitto dei fondi rustici di proprietà comunale,
di pubblicare la presente nella competente sezione amministrazione trasparente e all'albo pretorio del comune di Guglionesi e di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. Allegata alla proposta c'è il regolamento in cui si trovano un po' tutti gli articoli e si specificano che cosa? L'oggetto del regolamento, la competenza degli organi, la modalità di concessione, il bando di gara che occorre indire e quindi tutte le informazioni relative ai dati catastali e all'ubicazione dei singoli fondi e quindi le scadenze, la pubblicità del bando e i soggetti ammessi alla procedura di selezione. Quindi cittadini di maggiore età iscritti all'INPS nei relativi elenchi che abbiano la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Questo insomma è la base per tutti i soggetti. Poi ci sono i vari distinguo. Il lotto minimo che è stato stabilito come estensione di 10 ettari, il risultato e quindi la formulazione della graduatoria dopo il bando, e quindi i criteri di assegnazione dei punteggi. All'articolo 9 infatti si dice che il massimo punteggio è di 50 punti, dati per 50% a riguardo del maggiore rialzo effettuato sul canone a base d'asta, l'altro 25% quindi a seconda dell'età del richiedente, e ci sono i vari casi che sono legati questa all'età, quindi da 18 a 40 anni punti 10, da 40 a 55 punti 5 e da 55 a 70 punti. Si è bloccato. Si è bloccato. Credo, sì. Credo che abbia poca connessione. Sì. Ecco qua, è tornato. Sì. Io vai terminato, dire, vice sindaco. Avete sentito, io ho finito. Purtroppo Giuliano vai e viene la linea. Niente, io ho ultimato illustrando un po' quello che è il regolamento, la bozza di regolamento che è stato già approvato in commissione e quindi vari articoli dall'oggetto del regolamento alla competenza degli organi, alla modalità di concessione, al bando di gara da indire, alla pubblicità del bando, alla definizione di lotto minimo che sono i 10 ettari, quindi la formulazione della graduatoria a seguito di bando, il punteggio, e qui ho spiegato che il punteggio massimo di 50, per il 50%, quindi per 25 punti, è legato al maggiore rialzo effettuato sul canone a base d'asta, che verrà indicato nel bando, e l'altro 50%, quindi altri 25 punti, è legato all'età del richiedente. E quindi si passa da 10 punti per giovani tra 18 e 40 anni, ai 5 punti per età da 40 a 55, ai 3 punti per 55 e 70 anni, oltre allo stato di disoccupazione, che sono altri 5 punti, e all'utilizzo di tecniche di coltivazione o trasformazione dei prodotti certificati bio, quindi altri 10 punti. Abbiamo interventi? Prego, Del Peschio. Un attimo, mi sentite? Sì. Ok, solo una precisazione, leggendo il regolamento, lo apro. Dunque, c'è questa, tra la proposta e c'è questo, come dire, allineamento tra quello che stava scritto in proposta e quello che era l'atto di indirizzo della Giunta. Quindi si è proceduto. Scusa, ma che articolo? Stiamo alla proposta, Giuliano. Lo sto prendendo alla proposta. Dunque, nel regolamento si è allineato a quello che era l'atto di indirizzo di Giunta, dove praticamente si recita: privilegi le colture biologiche e sistemi di coltivazione bio a chilometri zero per favorire la valorizzazione del prodotto locale. In sostituzione invece di quanto in proposta era utilizzo di tecniche di coltivazione e o trasformazione di prodotti certificate bio. Dunque,
io solo per una piccola precisazione, poi si valuta, il bio, cioè chi dice che noi stiamo in bio? Noi stiamo in bio perché c'è tutto un protocollo da seguire, quindi va certificato, l'azienda bio è certificata, quindi non serve soltanto dire, fammi riprendere perché io non lo ricordo a memoria, cioè colture biologiche e sistemi di coltivazione bio, chi ce lo dice che si fa la coltivazione, cioè, chi dice che un'azienda in bio? È una società certificatrice che ci dice, seguendo un certo protocollo, con dei controlli in campo, con tutta una serie di certificazioni che vengono anche, come dire, l'azienda che sta in bio deve pagare questo sistema di certificazione. Quindi secondo me era più opportuno lasciare questa dicitura di quando è stato, diciamo, indicato in proposta. Un'altra raccomandazione che voglio fare, non so se questo andava indicato nel regolamento, ma lo dico perché altrimenti poi si va in contrasto con quelle che sono le normative sia nazionali che europee. L'azienda che risponde deve essere in regola con i contributi INPS. Contributi INPS propri, e qualora fa uso di manodopera, anche di contributi operai, il famoso DURC, che oggi è necessario anche per le aziende agricole. Un'ultima raccomandazione alla Giunta, che poi a quanto pare come dire, stabilirà il canone. Ricordiamo che si tratta di terreni marginali e che comunque sono terreni che non hanno, non sono accompagnati da diritti all'aiuto PAC. Quindi sono terreni che, diciamo, in sé non è che valgono molto. Ecco, ritenevo opportuno fare queste considerazioni. Altri interventi? Posso? Sì, vai Michele, prego. Gianfranco, quindi posso? Tu diciamo vorresti dire di farla più semplice, a quanto ho capito. Michele, devi alzare la voce, non ti sento, scusa. Se alzi un po' di più la voce, che so sordo. Vorresti dire di farla più semplice, anche se questo poi, essendo con... Se ne dovrebbero occupare gli uffici tecnici di controllare queste cose, di richiedere tutta la documentazione. Mi sfugge un attimo, cioè vorresti farla già più semplice nella proposta? No, io ho evidenziato che l'azienda bio è un'azienda certificata. L'allineamento del regolamento all'indirizzo di Giunta, secondo me era meglio come stava scritto nella proposta, perché l'azienda deve essere certificata, non è che si nasce bio così, perché oggi domattina mi alzo e dico sono azienda bio, no, non è così affatto, c'è tutto un percorso che inizia, una fase di, come dire, di conversione, ma quello chi ce lo controlla? Mica me lo controllo io, ci sono delle società a cui noi, cioè, voglio dire, le aziende bio pagano profumati quattrini affinché questo venga fatto. Quindi credo che il passaggio è fondamentale. Però, ripeto, si valuta, per l'amor di Dio, non è che... Altri interventi? Possiamo passare alla votazione? Dottoressa Colarelli? Ok, procediamo. Non ci sono altri interventi. Allora, per la proposta numero 13. Per la proposta numero 13, di cui si è appena discusso, allora, votazione. Bellotti Mario. Favorevole. Senese Giuliano. Favorevole. Aristotile Giuseppe. Favorevole.
Attesa Stefania. Favorevole. D'Anselmo Michele. Favorevole. Del Totto Corrado. Voto favorevole. Morena Barbara. Favorevole. Del Peschio Gianfranco. Favorevole. D'Urbano Giuseppe. Favorevole. Senese Giuliana. Favorevole. Tomei Antonio. Favorevole. Del Socio Paolo. Favorevole. Unanimità. La proposta passa all'unanimità. E ora dobbiamo fare l'immediata eseguibilità. Sì, votiamo per l'immediata eseguibilità. Un attimo solo. Oh, ok. Bellotti Mario. Favorevole. Senese Giuliano. Favorevole. Aristotile Giuseppe. Favorevole. Addesa Stefania. Favorevole. D'Anselmo Michele. Favorevole. Del Totto Corrado. Favorevole. Morena Barbara. Favorevole. Del Peschio Gianfranco. Favorevole. Urbano Giuseppe. Favorevole. Senese Giuliana. Favorevole. Tomei Antonio. Favorevole. De Socio Paolo. Favorevole. Immediata eseguibilità all'unanimità passa. Prego, Presidente. Proposta numero 16. Addizionale comunale IRPEF anno 2001. Prego, Sindaco. Allora, in questa proposta di delibera consigliare siamo chiamati a determinare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF che noi chiediamo di riconfermare nella misura unica dello 0,5%. Invece, per quanto riguarda l'estensione, di richiamare e fare nostra anche in quest'anno quello che recita testualmente la delibera consigliare numero 8 del 27 marzo 2007, e cioè sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore ad euro 8.000. Questa è la proposta. Abbiamo interventi? Possiamo passare alla votazione se non ci sono interventi. Posso? Scusa, chi è? Tomei. Ah, sì, solo che... Ah, sì, l'ha scritto. Ok, prego. Allora, questa è una delibera classica che poi va legato al bilancio comunale, è una di quelle delibere al pari di quella relativa all'approvazione dell'aliquota IMU e detrazione. Io ritengo che soprattutto in questa fase particolare, cercherò di essere breve, l'amministrazione e noi tutti insieme potevamo dare un segnale ai cittadini di abbassamento delle tariffe, delle tasse, con delle imposte comunali. Certamente è chiaro che va messo in relazione agli equilibri, ai dati di bilancio, però uno sforzo si poteva fare. E anche adesso, rileggendo la proposta, anche in virtù del regolamento che abbiamo, regolamento approvato il 27 marzo del 2007, dove all'articolo 7 stabiliva che sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile
inferiore a 8.000 euro, che è quello che ha detto pure il sindaco, che è stabilito da una legge finanziaria. Almeno su questo, non dico abbassare l'aliquota, ma almeno andare a incidere, come in qualche comune o in tanti comuni è stato fatto, avere un margine e dare un margine, un segnale più che altro, in questo momento particolare ai nostri cittadini. Si poteva, con uno sforzo, almeno portare l'esenzione a 10.000 euro con redditi anno imponibili inferiori a 10.000 euro per quanto riguarda l'esenzione. Questa volontà da parte di voi che siete la maggioranza vedo che non c'è stata. Io ritengo che era opportuno in questo momento dare un segnale. Per questi motivi io non voterò a favore a questa proposta, quindi passo già alla dichiarazione di voto. Altri interventi? Sì, sì. Altri interventi? Possiamo passare alla votazione? Allora, si procede alla votazione. Bellotti Mario. Favorevole. Senese Giuliano. Favorevole. Aristotile Giuseppe. Favorevole. Ardesa Stefania. Favorevole. D'Anselmo Michele. Favorevole. Del Torto Corrado. Voto favorevole. Morena Barbara. No, non favorevole. Okay. Del Peschio Gianfranco. Del Peschio. Il microfono, dottore, eccoci qua, mi astengo. Ok. D'Urbano Giuseppe. Non favorevole. Senese Giuliana. Senese Giuliana. Astenuta. Tomei Antonio. È uscito? Non lo vedo. Non favorevole, non favorevole. De Socio Paolo. Favorevole. Ok. Sette favorevoli, tre contrari e due astenuti. Dobbiamo votare anche l'immediata eseguibilità. Sì, sì, un attimo. Non ci metto tempo a scrivere, scusate. Ok, votiamo per l'immediata eseguibilità. Bellotti Mario. Favorevole. Ok. Senese Giuliano. Favorevole. Aristotile Giuseppe. Favorevole. Ardesa Stefania. Favorevole. D'Anselmo Michele. Favorevole. Del Torto Corrado. Favorevole. Morena Barbara. Non favorevole. Del Peschio Gianfranco. Del Peschio. Ecco, astenuto. Urbano Giuseppe. Non favorevole. Senese Giuliana. Astenuta. Tomei Antonio. Non favorevole. E socio Paolo. Favorevole. Immediata eseguibilità passa con 7 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti.
Passiamo alla proposta numero 17, approvazione aliquote IMU e detrazioni anno 2021. Prego, Sindaco. Anche in questo caso siamo chiamati ad approvare la determinazione dell'aliquota dell'imposta municipale propria per l'anno 2021, che qui si propone di confermare in quella già l'anno precedente, quindi l'aliquota base 10,6 per mille, e cioè 9,6 per mille IMU più 1 per mille casi, aliquota prevista per l'abitazione principale, relative pertinenze, esenzione, ad esclusione delle categorie di lusso A1, A8 e A9, aliquota per l'abitazione principale, pertinenze categorie catastali A1, A8 e A9, con la detrazione di euro 200, 6 per 1000, ovvero 4 per 1000 IMU più 2 per 1000 casi, mentre i terreni agricoli fabbricati rurali e strumentali esenzione. Anche qui si richiede anche di dichiarare immediatamente seguibile questa proposta. Abbiamo interventi, sì, Tomei. Tomei? Ha chiesto la parola. Mi sentite? Sì. Allora, è lo stesso concetto espresso sulla precedente proposta. Perché in questo momento un segnale bisognava darlo riguardo alla tassazione. In più volevo aggiungere che doveva esserci uno sforzo anche riguardo agli immobili di alcune zone del nostro paese, e mi riferisco in particolare al nostro centro storico, che credo si vede ad occhio nudo si sta completamente svuotando. Siamo arrivati ormai a una densità abitativa intorno al 25-30%, ad essere buoni. Un'amministrazione dovrebbe preoccuparsi di riportare ad investire in quella zona, e ad incentivare anche l'apertura degli investitori che vogliono aprire degli esercizi commerciali. Quindi, diciamo, una politica per il centro storico all'interno di una politica più complessa, complessiva, più articolata riguardo al centro storico. E sarebbe stato opportuno, proprio in questa sede, anche se ritengo che già queste avvisaglie le abbiamo avuto da tanti anni, e credo che ormai ci ricordiamo tutti, se ripercorriamo la nostra campagna elettorale, un po' tutti i candidati sindaci, un po' tutte le liste, ci eravamo impegnati per mettere in atto delle politiche a favore del centro storico. E in questo caso credo che uno sforzo riguardo alla tassazione sia degli immobili abitativi che degli immobili commerciali, una riduzione particolare della tassazione per i motivi che ho detto prima, uno sforzo era opportuno farlo. Senza dilungarmi più di tanto, per questi motivi il mio voto sarà contrario. Prego, Del Peschio. Un attimo che accendo il microfono. La sentiamo. Allora, sì, l'intervento su questo punto, annuncio che mi astengo anche su questo punto, ma nello stesso tempo va a giustificare anche quello precedente, perché i due sono collegati in un certo senso. Sono anni ormai che nei vari bilanci si riconfermano determinate aliquote, l'addizionale, come qualcuno ricordava, ormai dal 2007,
con quella fascia di no tax area di fino a 8.000 euro, e mentre per le aliquote IMU, ormai con, come dire, con l'acquisizione anche della TASI siamo al 10,60. Però vorrei ricordare che l'IMU assorbe l'IRPEF, quindi chi sconta l'IMU non assorbe l'IRPEF. E ricordiamo che l'aliquota del primo scaglione IRPEF è del 23%, molto più alto rispetto a quello dell'IMU. Detto questo, però, per rispondere anche a questi segnali, e quindi questo è anche, come dire, una raccomandazione, una esortazione all'amministrazione, che i segnali non si danno così in fase di, come dire, di approvazione delle aliquote, ma credo che ci sia tutto un lavoro dietro, un lavoro che dopo naturalmente deve portare a determinati risultati. Ad oggi che dire? Ad oggi, come dire, si cominciano ad intravedere alcuni segnali di, come dire, di uscita da questa fase pandemica, dove anche la nostra comunità naturalmente ne esce molto indebolita, ma nello stesso tempo diversi problemi si sono ancora, come dire, aggravati ancora di più proprio per effetto di questa pandemia. Quindi credo, e questa è l'esortazione all'amministrazione, che oggi bisogna produrre dei risultati, delle soluzioni concrete, sia per le famiglie che per quelle piccole attività che ormai insistono ancora sul nostro territorio, naturalmente per quello che il comune naturalmente può fare. Quindi credo, anche visto, come dire, la fase di come dire, il tempo della fase amministrativa, quest'anno credo che l'amministrazione, ripeto, sono dei suggerimenti, se lo vogliono accogliere, deve cominciare a mettere mano su alcune cose per arrivare appunto ad un abbassamento anche della tassazione, come il consigliere Tomei anche ricordava. Quindi bisogna operare sul bilancio affinché vi sia anche, secondo me, una riduzione degli sprechi, delle inefficienze. Bisogna scegliere una politica di equità sociale per dare una mano a chi ha meno. E poi non dimentichiamoci che sarebbe opportuno elaborare un piano strategico di comunità che mette l'amministrazione comunale e le piccole imprese locali in grado di sfruttare meglio le risorse della nuova programmazione comunitaria. Quindi questa prossima programmazione 21-27, che però sappiamo viene posticipato la fase 23-27 per, come dire, per l'acuirsi della pandemia, e non da meno agganciare anche le risorse del Recovery Fund. Quindi, chiusa questa fase di bilancio, dove, ripeto, io secondo me i miracoli non avvengono così, occorrerà trovare degli esperti capaci di riformulare l'assetto delle entrate correnti e delle spese, che dovranno portare ad una maggiore equità sociale o ad una maggiore, a una diversa distribuzione del carico fiscale. È un obiettivo di giustizia sociale senza la quale, secondo me, nessuna ripartenza e nessuna, come dire, una ripartenza vera e sostanziale non potrà esserci. Grazie. Dottoressa Colarelli? Sì. Mi scusi, io vedo 14 partecipanti alla riunione. Chi sono i due in più? Se abbiamo un assente? Forse sei entrato due volte. Allora, no. Aristotile. Tra l'altro è stata chiesta anche la parola dopo il consigliere dei socio, ma non risulta il nome. Se va nella chat, vede. Forse sono sempre io che l'ho chiesta due volte. Però non risulta il nome. Io vedo comunque 14 partecipanti, siamo 12. Allora, Stefania ha detto 3. Vabbè, ci sono anche io. Socio ci sta. E ci sono anche io e l'assessore Minchillo, quindi forse per questo. I numeri sono giusti. Eh? I numeri sono giusti, c'è anche l'assessore Minchillo. Ma anche io. Non eravamo 14, vabbè.
La parola al consigliere De Socio. Approfitto per complimentarmi con la manifestazione del collega Tomei rispetto al centro storico, perché credo che il cammino da fare sarà molto lungo e sicuramente travalicherà questa amministrazione e anche le successive. Sono molto contento se l'opposizione è concorde con quello che pensa anche la maggioranza rispetto al da farsi, perché è una delle partite, non dico che è la più importante, ma sicuramente è una delle partite più importanti per un'amministrazione, tant'è che tutte le liste che erano in concorrenza hanno richiamato questo punto del rilancio del centro storico, e quindi, ma anche per un discorso semplicemente di ristabilimento di equità sociale, perché attualmente chi abita, o peggio ancora, chi ancora prova a resistere con la propria attività commerciale o professionale all'interno del perimetro del centro storico, lo fa con tutti gli svantaggi possibili e immaginabili, quindi senza aria, senza luce, senza possibilità di parcheggio, con le faine che vanno scappando da tutte le parti, con situazioni di abbandono che pesano sui confinanti, con una occhiuta amministrazione della sovrintendenza che praticamente, da quello che mi risulta, mette a volte diversi mesi per rilasciare un parere, anche basta che c'è la modifica di un prospetto, con un 110 che non si adegua per nulla, è fatta apposta soltanto per i grandi condomini, ma non certamente per i centri storici. E qui mi fermo, registro soltanto con estremo favore questa manifestazione della minoranza, perché immagino ci sarà parecchio da lavorare, magari si potesse arrivare, perché quella potrebbe essere una delle leve più importanti, la leva fiscale, se riusciamo a traguardare qualcosa rispetto alla leva fiscale, e in altro modo favorire la riniezione di sangue all'interno di questo organismo, che sennò nel momento in cui continua a deprezzarsi diventa una palla al piede per tutta la comunità, a parte il fatto che se vogliamo rilanciare Guglionesi, delle carte da giocare sicuramente il turismo vuol dire necessariamente centro storico. Grazie. Prego, dottoressa Senese. Grazie. Allora, io leggo questa proposta: approvazione aliquote IMU e detrazioni anno 2021. E da questo punto di vista, dato che l'argomento è molto importante e quest'anno non è uguale agli altri anni, nel senso che noi abbiamo avuto dei negozianti, abbiamo avuto delle problematiche legate appunto alla pandemia, allora io avrei voluto arrivare a questa occasione di oggi pomeriggio con una proposta più articolata da parte di tutte le minoranze, perché quello che ha esposto Tomei e adesso ribadito anche dal consigliere De Socio mi trova molto d'accordo. Avrei voluto avere la possibilità di parlarne un po' più articolatamente, e so che per stamattina era stato indetto una riunione di capigruppo proprio perché praticamente questo capitolo, che interessa a tutti, è una cosa importantissima. Credo che non averci permesso un incontro da questo punto di vista la vedo un po' come una mancanza di rispetto per tutte le liste che dovevano partecipare, perché arrivare con un'argomentazione più articolata
in quanto questa problematica riguarda tutti gli abitanti di Guglionesi. Allora, quindi io voglio dire questo, che potevamo parlarne un po' più ampiamente nella riunione dei capigruppo e arrivare con una proposta, diciamo, più sfaccettata rispetto a quelle che le nostre parole possono, diciamo, possono in questo momento racchiudere. E quindi mi sento molto mortificata per non aver avuto la possibilità di avere un incontro prima ancora di questo consiglio. Questo volevo dire. Prego, consigliere D'Urbano. Buonasera, si sente? Sì, sì. Vabbè, io praticamente non ho nulla di nuovo da aggiungere, se non che i programmi per il futuro al terzo bilancio previsionale che assume questa amministrazione possono in qualche modo apparire ridicole, superflue, perché stiamo, nonostante le aspre critiche svolte a suo tempo, stiamo comunque reiterando delle tariffe, l'approvazione di tariffe, e quindi mi riferisco sia a quella di cui al punto precedente che quella di cui al punto di cui stiamo discutendo, uguali a quelle del passato. Quindi, al di là dei più o meno giusti proclami elettorali, però realmente non si è tenuto conto della particolarità contingente in cui ci troviamo in questo anno, ormai da 13 mesi. Quindi ecco, io per queste ragioni giustifico il mio voto sfavorevole espresso già al precedente punto all'ordine del giorno, e motivo in questo stesso senso il mio voto favorevole a questo punto all'ordine del giorno. Grazie. Tomei voleva fare un altro intervento? No, solamente riguardo, siccome ha tirato in ballo Paolo De Socio, cioè volevo dire questo. La condivisione, noi abbiamo sempre richiesto come minoranza, e sinceramente ci è stato anche promesso che questo sarebbe avvenuto dal primo bilancio, soprattutto riguardo alle discussioni della sessione del bilancio dell'esercizio finanziario, di essere coinvolti non con i numeri che abbiamo, per carità, di essere coinvolti ed eventualmente darci la possibilità anche di avanzare delle proposte, ripeto, proposte che poi devono essere prese in considerazione qualora gli equilibri di bilancio, la situazione del nostro bilancio lo consentono. Però ecco, una discussione, così come ha detto pure Paolo, che si trova per la prima volta a discutere di questo argomento importante per un comune, cioè il bilancio è lo strumento fondamentale, il bilancio di programmare, il bilancio di... condivido pure quello che ha detto il consigliere Del Peschio per quanto riguarda un'analisi dei costi, di quei costi che possono sembrare, che sicuramente sono inutili, che ritroviamo nel bilancio. Noi queste cose le abbiamo sempre richieste, e purtroppo, nonostante, ripeto, le promesse,
un coinvolgimento anche marginale, come diceva giustamente la collega Senese, in un contesto come può essere quello della riunione dei capigruppo, che sinceramente oggi non ho capito le ragioni serie per cui non è stata possibile svolgerla, era anche un momento dove eventualmente determinati temi potevano essere tranquillamente approfonditi. Prego, sindaco. Presidente, innanzitutto prima di fare una minima replica, le ricordo che bisogna rispettare il regolamento che stabilisce quando si interviene, come si interviene, quindi non è che uno replica, parla, risponde, tratta in ballo, poi risponde. La prego di tenere questo comunale a stretto rigore. Qui non si fanno i battibecchi dalle persone, cioè qui, ma guardi che non si fa battibecco, io sto seguendo l'ordine di richiesta della parola, sindaco, così dire, come ha parlato due volte, mo parlano altre due volte, cioè, ha chiesto una seconda replica. Qual è il regolamento? Sai cosa dice il regolamento? Cioè, si rilegge il regolamento, quindi nessuno deve andare oltre quello che dice il regolamento. Sindaco, cosa qui, perché mi raccomando, attenta, scrupolo, quando anche fuori a fondazione il regolamento. Lei è un organo super partes, mi raccomando. Io sono un organo. Volevo, per quanto riguarda la proposta, rispondo un attimo alla consigliera Senese. Io intanto, magari questo sarà la mia invece, come dire, lacuna, ma non vedo, sempre per quanto riguarda il regolamento che noi abbiamo nel nostro comune, né una disposizione normativa nazionale che disciplini che cosa fa, che cosa non fa la conferenza dei capigruppo. Presidente, c'è qualche norma del regolamento che parli di disciplina? No, interna no, ma ci si attiene al TUEL. Io nel mese di settembre avevo formalmente chiesto se mi fa parlare il sindaco le rispondo, altrimenti non mi chieda le cose perché dice il TUEL, l'opportunità di rispondere. Il TUEL se lo può anche andare a leggere e vedere che non lo sa, io non sono letto. Io ho chiesto a settembre formalmente la predisposizione di un regolamento e ad oggi non è stato proposto. Solleciterò cose che non stanno scritte né nel regolamento né nel TUEL. Fatte queste dovute precisazioni. Che non ha nulla a che vedere con quello che la conferenza di capigruppo terminata stamattina, che tra l'altro in concomitanza con la mia riunione con Toma e gli altri comuni del cratere sul terremoto, non mi ha permesso di partecipare. Ovviamente avrei partecipato insieme ai dipendenti che erano comunque con me a fare degli atti impellenti e urgenti. Oggi veniva al limite, per quello che ho potuto capire, perché ripeto, non c'è nessuna normativa regolamentare o nazionale che disciplini questo, per discutere, per stabilire l'orario e il giorno della convocazione del Consiglio Comunale, non per discutere, fare un preconsiglio alle 10 del mattino e alle 4 del pomeriggio fare il consiglio. Che senso ha queste cose? Cioè, non era questo certo la sede per discutere e approfondire questo argomento qui. Quindi facciamo un po' chiarezza su che cosa fa, che cosa non fa questa conferenza di capigruppo, quando viene convocata, se viene, cioè, vorrei capire meglio, perché penso che non ci sia un po' di confusione in giro. Per quanto riguarda gli interventi a favore delle persone in generale sul centro storico, sulle attività del centro storico, Paolo forse ha omesso, no, volutamente, ha tenuto conto di non dirlo adesso, ma lo dirà probabilmente la prossima volta che ci vedremo al Consiglio Comunale. Lui stesso, e la maggioranza ovviamente è d'accordo con lui, ha previsto già delle misure a vantaggio di coloro che sono nel centro storico, in modo particolare per le attività. Quindi non è vero che ci siamo dimenticati di questo, anzi ci abbiamo pensato, non con le misure che riguardano l'IRPEF o l'IMU, con altre misure, ma che comunque vanno a sostegno di chi opera e vive nel centro storico. Grazie.
Se non abbiamo altri interventi possiamo passare alla votazione. Prego, dottoressa Colarelli. Allora, procediamo alla votazione. Allora, Bellotti Mario. Non posso intervenire più io. No. Oppa, presidente, avevo chiesto la parola. L'ha chiesta dopo che ho detto che passava alla votazione, però. Va bene, allo scadere, a posto. A posto, grazie. Procedo? Sì, sì, prego. Allora, Bellotti Mario. Favorevole. Senese Giuliano. Favorevole. Aristotile Giuseppe. Favorevole. Attesa Stefania. Favorevole. D'Anselmo Michele. Favorevole. Del Torto Corrado. Voto favorevole. Morena Barbara. Non favorevole per le stesse motivazioni che hanno espresso i consiglieri Del Peschio, Tomei e Durbano. Del Peschio Gianfranco. Mi astengo. Durbano Giuseppe. Durbano Giuseppe. Non favorevole. Senese Giuliana. Astenuta. Tomei Antonio. Non favorevole. De Socio Paolo. Favorevole. Votiamo per l'immediata esecutività. 7 quindi voti favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti. Allora, per l'immediata eseguibilità, Bellotti Mario. Favorevole. Senese Giuliano. Favorevole. Aristotile Giuseppe. Favorevole. Attesa Stefania. Favorevole. D'Anselmo Michele. Favorevole. Del Torto Corrado. Favorevole. Morena Barbara. Non favorevole. Del Peschio Gianfranco. Mi astengo. Durbano Giuseppe. Non favorevole. Senese Giuliana. Astenuta. Tomei Antonio. Non favorevole. Del Socio Paolo. Favorevole. Passa l'immediata eseguibilità con 7 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti. Passiamo alla proposta numero 18, mozione presentata dalla consigliera Giuliana Senese. L'antimazione di un albero in ricordo per ogni guglionesano, vittima della pandemia Covid-19, un luogo per la memoria. Prego, dottoressa Senese. Allora, abbiamo proseguito imperterriti pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. Le ferite causate alla nostra madre terra sono ferite che sanguinano anche in noi. Questa è la denuncia di Papa Francesco a cui io mi unisco. Nel 2020 effettivamente non eravamo stati colpiti in un modo così duro come da Natale in poi. Nel momento in cui io ho presentato la proposta c'erano stati 9 decessi per Covid, oggi ne possiamo segnare 11. Allora, dato che sperando di andare verso una miglioria della pandemia, anche se prevedo che i tempi sono ancora un po' lunghi, soprattutto diciamo in visione di quello che sta succedendo in questi giorni, penso che per il Paese sia bene avere un luogo dove noi ricordiamo questa pandemia. E allora a questo punto ho pensato come poter fare. E credo che piantare degli alberi, diciamo, in ricordo di ogni persona deceduta, dove ognuno può andare a mettere un biglietto oppure un ricordo, possa essere una buona cosa per tramandare in memoria quanto successo.
e quindi vorrei impegnare il sindaco e la giunta intanto a verificare la fattibilità dell'iniziativa presso un'area di verde pubblico dove si possa piantumare e deliberare l'iniziativa celebrativa ed informativa un albero in ricordo di ogni Guglionesano vittima della pandemia per conservare e rinnovare il 18 marzo di ogni anno la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da coronavirus, come deliberato all'unanimità dal Parlamento italiano. Piantare alberi come segnale di speranza e anche come segno tangibile di memoria. Mi auguro che tutti quanti noi possiamo avere questa sensibilità. Prego, Tomei. No, io condivido la mozione e quindi la voto favorevolmente alla mozione di Giuliana. Niente, siccome vedo che è stata presentata il 25 marzo, volevo chiedere, quindi diciamo circa 20 giorni fa, se casomai il sindaco e la giunta hanno già individuato un'area dove, o hanno cominciato a pensare a un'area dove svolgere ed eseguire queste piantumazioni. Prego, sindaco. Allora, anch'io volevo manifestare il mio voto favorevole certamente a questa iniziativa di Giuliana Senese. Rispondendo al consigliere Tomei, no, personalmente non ancora abbiamo pensato dove. Pensiamo insieme, condividiamo un'area, perché queste cose veramente ci devono tenere tutti uniti e tutti per lo stesso obiettivo. Quindi dico anche a Giuliano Senese, assessore preposto ai lavori pubblici e all'urbanistica, di impegnarsi questi giorni a trovare un'area consona per questo, ma siamo pronti a raccogliere suggerimenti da chiunque provenga sul punto. Se richiesti. Potrei suggerire io una cosa, se posso? Perché non facciamo un monumento? Prego, Del Fischio. Del Fischio, prego. Sì, eccoci qua, eccoci, ci sono. Dunque, faccio la premessa che condivido appieno quello che Giuliana scrive nella mozione. E anche diciamo l'uso del testo delle parole, dove per chi come me è un po', come dire, passionale, ci vede quasi, come dire, uno slancio evangelico. Però, come diceva un mio carissimo amico parroco, il Vangelo va vissuto nel tempo e nel luogo, ma in maniera concreta però. Questo per dire che la vita a volte ci pone di fronte ad una quotidianità, fatta di vicende veramente tragiche. Scusate se interrompo, consigliere, io mi devo allontanare un secondo. Presidente, un secondo mi devo allontanare. Volete procedere, continuare a discutere o aspettate che rientro? Tanto siete in registrazione. Tanto sto registrando. Appunto. Rientro tra pochissimo, scusate. Alle 16:43. Ok, posso? Sì, prego. Presidente, posso? Sì, prego, comunque registrato. Ok, sì, va bene. Quindi dicevo, no, che la vita ci pone di fronte a questi momenti un po' drammatici. Poi ci soccorrono gli annunci, fatti nei TG, sulla stampa, sui vari talk show che la sera si alternano e sono sempre gli stessi che parlano, senza conclusione. Dove magari ci parlano di bazooka, di ristori, di sostegni,
che poi però concretamente, sottolineo concretamente, come dire, sono specchietti per l'allodole. Basta fare due semplici conti e di questa, come dire, questi giorni che si stanno facendo, come dire, del ristoro, dell'ipotetico ristoro del decreto sostegni, che poi si traduce in una piccola elemosina. Vi do questa notizia facendo un paragone tra la Germania e noi, entrambi i paesi della tanto amata Comunità Europea. In Germania, su una perdita di fatturato di 50.000 euro, si ristora l'80% della perdita subita, quindi vengono date 40.000 euro. In Italia, a conti fini fatti, su una perdita di fatturato di 50.000 euro, con la diabolicità di chi si è inventato il raffronto tra la media mensile dei due anni, 19 e 20, arriviamo a un ristoro di 1.400-1.500 euro. Parliamo naturalmente per le attività di lavoro autonomo. Questo è quello che ci dicono i politici. Guardando noi alla nostra comunità, però, se noi vogliamo veramente parlare di vicinanza a chi è stato colpito da questo virus maledetto, dove addirittura ha portato alla perdita di persone che avevano una forte prospettiva, secondo me dobbiamo agire con azioni più concrete, che veramente possono essere di aiuto a superare, diciamo, questo brutto momento. Quindi solo allora credo che possiamo far rinascere la speranza, così come Giuliana sostiene nella sua mozione. È bene ricordare, sì, però dobbiamo essere consapevoli di aver dato anche una mano concreta, ripeto concreta, a chi in quel momento ne aveva bisogno. E io in questa nostra amata comunità questi segnali non li percepisco. Ho chiuso. Altri interventi? Nel frattempo che aspettiamo la dottoressa Colarelli. Per la votazione aspettiamo la dottoressa Colarelli. Dottoressa Senese. Sì, volevo solo aggiungere che cerchiamo anche di coinvolgere qualche associazione, perché a volte si fanno la piantumazione degli alberi, o se voi avete un'altra idea, per me va bene lo stesso, l'importante è che ci sia una memoria di questo anno storico, e chiedere anche a qualche associazione che ha a cuore l'ecologia se poi curano questo luogo della memoria. Forse è il caso anche di sarebbe anche un aiuto per le scuole, quindi cercare di farlo in un posto dove la gente, ecco, lo vede, non in un posto nascosto. Dottoressa Senese, io condivido pienamente il suo pensiero, la sua mozione. Avrei optato più che per la piantumazione di un albero, ma proprio per l'installazione di un monumento, anche coinvolgendo le scuole, le associazioni, proprio in ricordo non solo delle vittime del Covid, nostri concittadini, ma proprio in ricordo soprattutto del momento storico che purtroppo abbiamo attraversato. Si vuole procedere con la piantumazione, ben venga, ma avrei optato a qualcosa di più significativo, come ho visto che in tanti comuni si sta già facendo. Presidente, scusi, sì. Non per ovviare al regolamento, no. Avevo pensato agli alberi per il fatto che tutto questo è nato dal fatto che abbiamo violato la natura. Ecco, la pandemia, se è nata da qualcosa,
è proprio perché abbiamo violato la natura. Tutto qua, per questo avevo pensato agli alberi. Prego, D'Angelo. Sì, brevemente. Io sono d'accordo sul discorso che ci avvicina alla natura. Maggiormente, perché poi queste cose sono simboliche, quindi è fondamentale il messaggio che si lascia passare. Aggiungerei in più che forse per cominciare a recuperare il centro storico, al di là di situazioni economiche, defiscalizzazioni e altro, io credo che ci voglia anche un messaggio culturale, cioè cominciamo, ci vuole un qualcos'altro che non è legato all'economia, ma che comincia a far riamare il centro storico ai suoi abitanti. E individuare quest'area nel centro storico, secondo me, potrebbe essere un passo importante in questo senso. Finito. Prego, De Socio. Volevo solo dire che sinceramente noi non ne avevamo parlato, però io mi associo con l'idea del collega Michele, e infatti io personalmente pensavo anch'io come la collega Senese ad un posto frequentato. Le opzioni secondo me sarebbero due, nel caso volessimo procedere con la piantumazione, o a Castellara, perché in modo da aiutare i ragazzi a tenere presente che, cioè, che la morte fa parte della vita, e quindi penso sia può essere uno strumento altamente educativo, cioè tenerli lì. Oppure io pensavo, io ho presente Campobasso, quando si va su al castello, a me mi ha sempre colpito che loro hanno messo un albero a salire, quindi pensavo come hanno fatto loro, pensavo per dire Portello, avevo pensato la stessa cosa, però non nascondiamoci che il Portello purtroppo ha il problema brutto del possibile incendio, insomma questo, se no secondo me una sede naturale poteva essere quella della salita del Portello, perché uno tra l'altro deve andare piano e le deve vedere, quindi io pensavo una delle due ipotesi, anche perché lì poi, cioè, mettendoli in fila non è manco difficile curarli, ecco, tutto qua. Va bene. La dottoressa Colarelli è rientrata? No. Sì, sì, posso? Presidente, posso? Sì, sì. Vabbè, indubbiamente dinanzi a una proposta della consigliere Senese, una proposta ricca di, come posso dire, forse un termine di umanità per quello che esce. Spegnete i microfoni, per favore. Quello che abbiamo vissuto è passato. Visto che si parlava di proposte sicuramente condivisibili da tutti, qui non ci sono colori politici, non ci sono appartenenze rispetto alla vita, poi abbiamo assistito a drammi di persone coetanee anche a noi, perdere la propria vita, lasciare in vita forse un pezzo del loro futuro, avendo anche dei figli adolescenti, cosa che mi ha reso molto vicino a queste sensibilità che già avevo, ma si sono estremizzate. Io, visto che si parlava di associazioni, visto che si parlava, una cosa a mente che mi è venuta così nell'assistere alla discussione, perché non presso l'edificio scolastico, visto che ha un bellissimo prato, perché non far curare questi alberi al nostro futuro, ai nostri bimbi? Parliamo molte volte, no, di senso di responsabilità, del futuro che è dalla loro parte. Questo sarebbe uno stimolo anche da parte loro a tenere in vita un albero che rappresenta una vita spezzata, quindi forse si gli dà un significato molto più profondo nel curarle, nel prendere cura
di quell'albero che rappresenta una vita, ma rappresenta il futuro, rappresenta l'ambiente che abbiamo deturpato a volte con le nostre poche sensibilità. Quindi penso che uno dei posti designati e dove creiamo anche un senso di responsabilità ai ragazzi potrebbe essere quello dell'edificio scolastico, visto che ci sono ampi spazi da poter ricoprire. Concludo, grazie. Prego Giuliano Senese. Sì, io volevo dire che quanto ha scritto Giuliana e approvo tutto quello che ha scritto. Ogni parola e l'iniziativa è una bella iniziativa. Io pensavo a riguardo, adesso che stavamo insieme, anche se in maniera non in presenza, io pensavo già ad un posto e volevo fare una mia proposta, unitamente alle vostre, chiaramente che saranno vagliate. E la proposta è questa, che questo luogo sia il percorso di Fonte Nuova. È un percorso perché all'interno del quale ci si può muovere, si può camminare, ci sono degli spazi di sosta, delle letture, lo spazio antistante le fonti, dove si possono incrementare le piantumazioni, si possono stabilire dei cippi commemorativi dove scrivere i nomi di queste persone che ci hanno lasciato, ecco, comunque a quel silenzio che penso sia fondamentale per questi luoghi. Che non sia in pieno centro, ma in questi spazi verdi, dove una persona, un ragazzo va e fa questo percorso in silenzio. Questa potrebbe essere una proposta, che però chiaramente, come ho detto prima, si affianca alle vostre e che valuteremo insieme. Prego, D'Urbano. Ah, io resto un po' così, un po' meravigliato da questa... dopo gli interventi dei consiglieri di maggioranza, sinceramente io mi sarei aspettato, visto la grande accoglienza che hanno dato a questa mozione, mi sarei aspettato la proposta di una soluzione, di un accoglimento fattivo, concreto alla mozione della consigliera Giuliana Senese. Invece così non è stato. Si sono entusiasmati ed emozionati di fronte alla discussione consiliare, avrebbero potuto fare di più, però non voglio essere disfattista e in compenso chiedo che magari esprimano almeno un termine entro il quale diano seguito a questa mozione al fine di trasformarla in atti concreti così come è auspicabile. Grazie. Altri interventi? Dottoressa Colarelli? Ci sono. Possiamo procedere con la votazione perché credo che non ci siano altri interventi. Ok. Prego. Bellotti Mario. Favorevole. Senese Giuliana. Favorevole. Aristotile Giuseppe. Favorevole. Addesa Stefano. Favorevole. D'Anselmo Michele. Favorevole. Del Torto Corrado. Voto favorevole. Morena Barbara. Favorevole. Del Peschio Gianfranco. Del Peschio. Peschio. Eccoci, favorevole. Ok, D'Urbano Giuseppe. Favorevole. Senese Giuliana. Favorevole. Tomei Antonio. Favorevole. De Socio Paolo. Favorevole. La proposta passa all'unanimità. Abbiamo concluso, Presidente. Sì, sono le 16:58. Dichiaro chiusa la seduta. Perfetto, arrivederci. Grazie a tutti. Ciao, arrivederci.